Ma se... Clizia? No. Clizia? Sì? Guarda, sì? Adesso c'è il nostro scrittore preferito, il sì, mio e il tuo. Sintonizzati, Clizia, oh, perché che bello. È sì. giunto il momento ci della vuole, cultura. Ma tu hai sempre detto che era... No, mi piace tantissimo. Sbagliavo ad invitarlo. Invece è tornato uno dei nostri ospiti più illustri in assoluto. Parliamo ovviamente dello scrittore Gustavo ovviamente. Delle Noci, del suo ormai celeberrimo Bovini Adulti. Bentornato. Grazie, grazie, troppo buoni. Non credo di essere perfetto, per carità, ma è probabile che mi sbagli. Quest'oggi volevo farvi un piccolo regalo, sì, e poi ci ho ripensato. Tuttavia c'è una bellissima notizia, ovvero sì. Bovini Adulti è stato tradotto in ben 16 lingue. Mamma mia! Tutte diverse tra di loro. Ah, e questa è l'edizione russa, tra l'altro sì. la prefazione è stata firmata dal noto attore sovietico Gabriele Cirillico, che saluto. No. Questa la capiscono tipo in quattro. In un paese... Però io questa so la che capiscono lei in quattro. Si è recato personalmente a Mosca, è vera questa cosa? Certo, certo, lì conosco molta gente, ma ammetto che molta di più quella che non conosco. Non faccio nomi, ovviamente. Non faccio nomi. Mosca, sì. Sono stato con Putin, abbiamo sorseggiato della vodka... Ah. Pensare che un tempo neanche mi piaceva. Ho iniziato ad apprezzarla intorno agli 11 anni. Eh beh, sì, quella lì l'età. Senta, però da quello che vediamo lei sta facendo un gran lavoro di promozione con il libro. Mi voglio complimentare per questo. Grazie, grazie. Come si dice, nella botte piccola c'è poco vino. No, guarda che non è così. Purtroppo non sono mancate le polemiche. Pioli la sa giusta, ma va bene. Sì, sì, non sono mancate le polemiche a riguardo, perché più di qualcuno sostiene che io abbia inventato tutto, che stia inventando tutto. Non è così. Ad esempio, la bussola fu inventata dai cinesi circa 2000 anni fa, lo posso dire. Cosa dice? Io non c'ero. Sì, vabbè. Un'altra cosa su cui riflettevo stamattina, lo specchio sì. è stato inventato in Germania nel sì. 1835. Non ci interessa. Così come l'hamburger e cheddar e cheddar. Ma non era. Quindi... Evitiamo di diffondere false bugie, grazie. Eccetera, eccetera. In prova non l'avevi detto, eccetera, eccetera. No, non l'aveva detto. E anche Adriano Panatta, signore e signori, ha sorriso. Si sblocca il risultato.